Molto bene. Sei venuto ad aiutarmi nelle faccende, Battista. Veramente sono passato solo per riprendere un oggetto di mia proprietà. Puoi usarlo per servirmi delle altre tartine ai gamberetti. I giorni dei Pennyworth al servizio dei Cobblepot sono finiti da tempo. Eh? Tu sei un Pennyworth? E l'unica cosa che mi trattiene dal percuoterla sonoramente è la vergogna che la notizia dell'incidente porterebbe al mio principale. Povero, povero Wayne, i tempi d'oro in cui i Cobblepot erano dei re stanno tornando, perché io ho intenzione di riportare il nostro nome di famiglia alla sua antica gloria e ricchezza. Se intende fare ciò rubando agli altri, potrebbe volerci parecchio. Non quanto tu credi, vecchio mio. Guarda laggiù. Cosa? Uccelli! Oh cielo! Col suo permesso vado a prenderle quelle tartine ai gamberetti. Oh, oh! Lasciatemi! Lasciatemi andare immediatamente! Oh, oh, oh. Le mie adorate bestiole non hanno ancora mangiato stasera e sono davvero molto, molto affamate. Ma perché dar loro dei semi quando possono banchettare con un bel pezzo di carne? Tu cosa ci fai qui? È una lunga storia. Oh, oh no! No! Tornate qui, piccoli miei! Oh cielo, ti ringrazio. Allora, i racconti sull'uomo pipistrello sono veri. Ma chi mai sceglierebbe di chiamarsi come un lurido roditore volante? Solo una domanda, Batman. Come mi hai trovato? Hai lasciato una scia di briciole di pane, Cobblepot. Per favore. Ora che finalmente tutte le finzioni sono cadute, chiamami pure Pinguino. Un uccello che non vola, ma che ha moltissimo stile. Perbacco è forte. Sono solo dei trucchetti che ho imparato in Oriente. Anch'io conosco qualche trucchetto. Giù, avanti, fatti sotto, pipistrello! Fate attenzione a dove mettete i piedi! Resta giù, pinguino.